Le elezioni presidenziali americane sono quasi concluse e Joe Biden è sempre più vicino alla vittoria. Trump contesta le votazioni. Continuano i conteggi delle votazioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Il testa a testa tra Donald Trump e Joe Biden si sta rivelando favorevole alla vincita dei democratici. Il blu trionferà. Joe Biden verso la vittoria. Il comizio che Joe Biden ha tenuto a Wilmington doveva essere per la vittoria, ma il conteggio dei voti non è ancora terminato. Il leader Dem ha dichiarato: Biden si vede già vincitore sia in Georgia che in Pennsylvania, anche se manca poco al completamento dei conteggi si mostra propositivo e vincente. Su Twitter invece il leader repubblicano Donald Trump ha scritto che il suo rivale non dovrebbe nemmeno reclamare l'incarico di presidente perché sarebbe sbagliato. Conclude scrivendo che potrebbe lui stesso reclamarne il titolo, ma le azioni legali sono soltanto all'inizio. Il conteggio nei 5 stati rimasti definiti stati chiave per la vittoria è ancora in corso. Trionferà il rosso repubblicano o il blu democratico? Distacco. Nei voti in 3 stati il distacco tra Biden e Trump in Pennsylvania, Georgia e Nevada aumenta sempre. Di più ma non è ancora detta l'ultima parola, lo scontro continua. Nancy Pelosi, speaker della Camera, ha già parlato di Biden come nuovo presidente eletto negli USA e questo non è andato a genio al leader repubblicano. L'ordine arrivato dalla Corte Suprema per la Pennsylvania è chiaro e limpido. Separare tutte le schede giunte dopo l'Election Day del 3 novembre senza fermare il conteggio dei voti. Gli stati a favore della rielezione di Donald Trump sono Iowa, West Virginia, Kentucky, South Carolina, Missouri, Tennessee, Idaho e Mississippi, Ohio, Florida, Texas, Alabama, Utah, Kansas, North e South Dakota, Montana, Louisiana, Nebraska, Wyoming, Indiana, Arkansas, Oklahoma. Si legge su Skitria24 che gli stati invece ancora in bilico sono Arizona, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Alaska. Biden ha 264 punti, mentre Trump ha 214. 270 punti sono necessari per la vittoria.